Amore, sono a casa. Siamo arrivati a Barcellona. Che spettacolo. C'è un sole che spacca le pietre. Giorno 3. È tutta roba sua, eh? Tutta sua. È la nostra prima colazione, anche l'unica, cioè è la nostra seconda colazione sulla nave, ma la prima del giorno e anche l'unica. È molto convinta di mangiare quel melone lei. Non vuoi una piccaccina? Cioè, cosa si è preso qui? Faccio le colazioni all'inglese e gira con la telecamera. Vabbè, ora vi salutiamo che stiamo mangiando. Ciao. Critica però intanto. Appena l'ho finito subito, lo vuoi? È buono. Lo so. Le so scegliere le cose io. Siamo fuori a Barcellona e mi sta sborsando l'acqua addosso. Ci stavano lavando. Sei qui, sei in Spagna ora. Quanto sei felice. Benvenuto in Brasile. No. Benvenuta a Barcellona. Amo. Quale sarà la navetta? Siamo scesi a Barcellona e sono qui con un cadavere. No, vabbè, non sta bene, la notte aveva caldo. Però adesso vediamo. Hola chicos, ho visto, ¿cómo te llamas? Ho visto una cosa di Gioco dei Troni. Io me l'amo Deborah. E adesso ce la porto così almeno è felice. Siamo nel mercato di Sant'Antonio, è totalmente devastato. Poverina stanca. Adesso giriamo, vediamo cosa c'è. Vediamo se troviamo qualcosa. Un sacco di robe. Significa? Che magari sono andati via e possono ordinarla adesso. Siamo tornati sulla nave, così mangiamo e poi torniamo giù di nuovo se lei ce la fa, che è stanca, poverina, mi fanno male le gambe, sta male. Siamo tutti e due un po' deficitati dai malesseri, però ci proviamo. Io sono di noi, qua là. Guarda qua là. Oggi lo
Non vuoi No. Un filino più pieni almeno adesso. Si va a riposare tranquilla, ha mangiato. La faccia di chi non ce la fa già più. Sono tornato sulla terraferma da solo perché Deborah stava male e le ho detto di rimanere a letto a dormire. Un po' mi piangeva il cuore andare da solo, ma soprattutto mi piangeva lasciarla lì da sola. Lei ha insistito perché io andassi. Sono di nuovo qua e quindi adesso continuiamo a fare qualche altra foto. Vediamo di andare in qualche zona in cui non sono stato prima, perché prima siamo andati dritto dalla fermata del pullman. Adesso provo a girare a destra mentre i gabbiani ridono di noi. Andiamo a destra stavolta e vediamo cosa c'è. Spero che ci sia magari... non sono gabbiani, sono pappagallini. Sì, è un pappagallino. Intanto passa un'ambulanza spagnola. Come dicevo, stavolta giriamo a destra, vediamo se c'è qualche monumento in più. Già vedo qualcosa là, quindi adesso giriamo e giriamo anche il video, vediamo cosa c'è ovviamente e scattiamo foto. Ciao piccioni, qui siamo dall'altra parte del porto, dalla parte opposta. Qua ci sono un sacco di navette carine e si vede la funicolare che passa da parte a parte. Lì c'è una nave vecchia e c'è questo palazzo chiuso. Qui c'è un catamarano ecologico e lì c'è uno che indica. Ignoranza mia, non so chi sia. Niente di straordinario, però è abbastanza grande per essere un centro commerciale sul portico alla fine. È anche abbastanza grande, ma veramente è anche carino. I negozietti non sono tantissimi, però ci sta. Molto bello. L'importante è che ne sono convinti. Magari è veramente anche buono, però... gli italiani all'estero si fanno sempre riconoscere. Faccio la foto, dai. Scendi giù il cane che lo piscio. Sono entrato dentro un piccolo supermercato. Ho fatto giusto una minima di spesa. Ho trovato questo. Gli Skittles. Amore, sono a casa. Ciao. Ciao, tesorino. Ciao. Mi mangiare in pace. Un castello. Un castello di fragole. Gnammi gnammi.